come puoi dire che sei cristiano, che sei credente in Dio e poi vai dal fattucchiere, dal mago, dal cartomante? Come puoi dire? Come puoi dire che sei un cristiano e vai dai maghi? Non lo sai che i maghi sono del diavolo? Mio Dio, abbi pietà. Non lo sai che andare dai maghi è peccato? Non lo sai che andare a farsi leggere le carte è dal diavolo e dici che sei cristiano? Come puoi dire che sei cristiano o cristiana e partecipi alle processioni, che è idolatria, paganesimo, è menzogna? Come puoi dire che sei cristiano? I veri cristiani devono adorare Dio in spirito e in verità. I veri cristiani devono seguire Gesù. Alleluia! I veri cristiani devono amare la parola del Signore, i comandamenti del Signore. Alleluia! Anche se sembra che nessuno ascolta, noi dobbiamo continuare a predicare, perché probabilmente qualcuno sta ascoltando dietro una finestra, lì dietro un muro. La parola di Dio è potente, la parola di Dio è vita, la parola di Dio illumina. Conoscerete la verità vi farà liberi. Vi voglio dire, la verità è Gesù, il vero Vangelo è Gesù, il vero Vangelo è adorare Dio in spirito e in verità, amare Lui, osservare i Suoi comandamenti, ubbidire la Sua parola.